Termina in parità il derby giocato allo stadio Scrofani Salustro tra il Palazzolo e il Città di Messina. 1-1 il risultato finale, con gli ospiti che sono riusciti a evitare la sconfitta a tempo scaduto grazie a una punizione di Tiscione. È arrivata così la beffa per la squadra di casa, che ha disputato un'ottima partita. Al decimo Peloritani vicini al gol, con Cirilli che di testa manda di poco a lato sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 26esimo risponde il Palazzolo con Caputa che supera due avversari, entra in aria ma tira tra le mani del portiere avversario. Al 33esimo gran tiro di Tiscione dal limite che colpisce la traversa con Romano battuto. Al 44esimo ancora Tiscione lascia partire un tiro dal limite che si stampa sul palo. In avvio di ripresa il Palazzolo passa in vantaggio con la punizione di Sarli che, deviata dalla barriera, inganna il portiere avversario. Palazzolo, che è passato in vantaggio, si difende con ordine e riparte in contropiede, non subendo grandi pericoli tranne che al 29esimo, sulla punizione di Giardina parata in due tempi dall'ottimo Romano. Al secondo dei 5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro arriva la beffa per il Palazzolo. Punizione dal limite di Tiscione, palla deviata dalla barriera che spiazza Romano e si insacca in rete tra l'amarezza dei circa 300 tifosi di casa.